Buongiorno, buongiorno. Questa sera, questa mattina ci vediamo di mattina. Siamo tra amici, siamo in famiglia, siamo in compagnia di Sissi, Silvia, Edel Caris e Pamela Bona. Buongiorno ragazze, come state? Ciao a tutti, Ciao. bene, buongiorno. Come Bene, sapete, grazie. in questo fine settimana festeggeremo il primo anno di Bridges of Light e abbiamo circa, ancora non abbiamo raggiunto 12.000 iscritti. Un anno, questo è stato per noi un anno meraviglioso dove abbiamo conosciuto tantissime persone affascinanti, intelligenti, etiche e quindi questa mattina avremo 2 ore, anche poi questa sera, dove incontreremo la maggior parte delle persone, non la maggior parte, ma incontreremo alcuni amici che saranno con noi questo fine settimana nel nostro convegno. Per cui le prime che sono le nostre colonne portanti, perché sono state con noi dall'inizio, sono Silvia, ovviamente che conoscete, meravigliosi, Pamela Bona e Edel Caris. Buongiorno, come state? Bene, grazie Gaetano. Ciao a tutte. Raccontateci un po' di voi, come state, che cosa state facendo? Abbiamo già 30 persone collegate che ci seguono, quindi andiamo. Allora, faccio una domanda a tutti, a tutti e tre faccio la stessa domanda, facciamo rispondere prima a Silvia. Cosa è stato per te essere parte importante di Bridges of Light, colonna portante fin dall'inizio? Come ti sei sentita e come hai svolto, diciamo, e come ti senti partecipe di questo enorme gruppo familiare? Allora, bellissima domanda. In realtà, cioè, non è che mi sono sentita importante, cioè, per me è una grande crescita ascoltare anche tutte queste dirette con tutte queste meravigliose persone che ci aiutano proprio nella nostra crescita interiore e anche proprio personale, oltretutto, oltre che spirituale. E trovo che anche io, comunque, seguendo questo percorso di Bridges of Light, con tutte queste dirette, con tutte queste parole che ascolto, sono molto cresciuta. Credevo di sapere già tanto, perché sono molto autodidatta. E invece, in realtà, mi rendo conto che c'è sempre tanto, tanto da scoprire. E sono molto contenta di essere appunto in questo gruppo con tutti voi perché mi dà gioia, mi dà proprio gioia, perché noto che c'è tanto amore, c'è tanta voglia di raccontarsi, di insegnare alle persone a vivere sia internamente che esternamente. Quindi trovo che questo gruppo sia per me una grande gioia e anche un motivo di crescita. Grazie, poi ti farò la seconda domanda. Tu, Pamela, come stai e come va? E come hai vissuto questo anno meraviglioso che abbiamo trascorso insieme qui su Bridges of Light? Io sto benissimo, grazie. A parte le cose, insomma, diciamo, normali di tutti, sono molto contenta di essere qui e di essere con voi, ovviamente, perché con questa bellissima idea ci avete dato la possibilità di fare quello che prima facevamo in piccolo e di poterlo fare in grande, cioè di aiutare gli altri, perché aiutare gli altri poi è in fondo la felicità di ogni persona, almeno mia, sicuramente, di voi che siete qua tutti insieme, no? E poi, sì, perché il fatto di fare bene anche in piccoli gruppi, di cercare, non perché facciamo sicuramente del bene, ma comunque l'intenzione è quella, che siccome secondo me l'intenzione è sempre quella che poi alla fine arriva agli altri, e se l'intenzione è quella di aiutare, l'aiuto arriva, anche se diciamo cose semplici qualche volta, no? Voglio dire, non sempre. Oppure qualcuno ci ascolta e le cose che diciamo già le sa, però c'è sempre una realtà, una percezione che è sempre soggettiva e quindi in qualche maniera ci si arricchisce sempre, sia noi da questa parte che gli altri dall'altra parte, che poi è un circolo perché come diceva Silvia, anche noi ascoltiamo gli altri e quindi è sempre un arricchimento, è un grande contributo che riusciamo a dare, che possiamo dare, speriamo sempre di più. Perché fa parte di questa di questo awakening, no? Si stanno Risveglio. risvegliando tante persone, siamo qua per voi. Quindi Bene. grazie Silvia, grazie Delina. Grazie, Pam. Grazie Edel, a Edel voi. Cari. Allora, io devo dire che a distanza di un anno ho ancora l'emozione di quando abbiamo iniziato e quindi devo dire che questo progetto che poi si è portato avanti, che è sempre più cresciuto, ha
ha continuato a darmi la stessa emozione dell'inizio, quando tu e Silvia poi ne parlaste. E quindi devo dire che l'ho visto crescere come un bambino mi ci sono affezionata. E quindi guardo molto i risvolti, guardo molto le presenze. Devo dire che ho trovato molte persone che sono diventate amiche, anche se sono amiche virtuali. Devo dire che c'è veramente un trasferimento di affetto reciproco. Parlo di trasferimento perché ogni tanto mi sembra che arrivi la valanga e io individualmente la rimando. E quindi c'è un'emozione molto grande, c'è l'emozione del vedere le persone, i relatori che veramente si impegnano per poter dare più informazioni, per poter essere sotto un certo aspetto, come diceva Pam, d'aiuto, si mette un intento e si spera sempre che ciò che si parla, si espone, poi arrivi alle persone. Devo dire che io mantengo questa emozione fin dall'inizio, anche perché, come tu sai, è abbastanza nemica di quella che è la tecnologia, quindi per me apparire, farmi vedere, è una cosa che ogni volta mi manda un po', non in crisi, però in ansia. Adesso, grazie all'affetto delle persone che comunque ci seguono, mi sento a casa, quindi il salotto che ogni tanto dico è un qualcosa che effettivamente sento. Credo molto in questo progetto, credo nell'unione, ma nell'unione che si espande e che quindi ci possa portare a conoscere anche altre realtà, altre culture, altre informazioni che fanno crescere anche me stessa, perché giustamente non si finisce mai di imparare. Quindi io veramente sono onorata di farne parte, è un qualcosa che mi fa sentire orgogliosa sotto un certo aspetto, ma non l'orgoglio dell'apparire davanti a uno schermo, l'essere orgogliosa nel senso che si sta facendo un qualcosa fin di bene, non c'è un altro scopo, non c'è un qualcosa dove viene chiesto un ritorno, e se è vero che noi facciamo un percorso per far del bene, io credo veramente che questo gruppo, questa grande famiglia, stia esattamente andando in quella direzione. Quindi sempre grazie a voi. Io credo che da quando siamo in questa quarantena, diciamo, no? Quindi forzati in casa, abbiamo anche creato queste dirette giornaliere, no? Dalle 9, dalle 10 del mattino fino alle 23, dove ci sono persone che hanno donato, no? Tutto il loro sapere, il loro servizio, quando ci siamo messi a servizio delle persone per aiutarle, per farle stare insieme, per farle stare un momento anche, per farle crescere, per crescere insieme piuttosto. Chi siamo noi per pensare di crescere qualcuno? Per crescere insieme, per poter gioire insieme, per poter piangere insieme. Silvia, tu che sei stata, diciamo, con me fin dall'inizio di questa avventura, hai visto le persone trasformarsi in qualche modo? Hai visto come il nostro aiuto, il loro sostegno abbiano aiutato noi tutti a trasformarci, a vivere in una specie di congregazione, in comunione, anche se distanti? Allora, sì, ottima domanda anche questa, come sempre, Gaetano, tu lo sai che sono molto d'accordo con te. Allora, è vero, ho visto una grande trasformazione anche di molti iscritti che ci hanno seguito dall'inizio. All'inizio erano, anche quando magari ti scrivevano su Messenger, così, oppure scrivevano nei commenti delle dirette o facevano dei post, ho visto che c'era a volte un po' di diffidenza, un po' di ma mi stanno fregando, ma vorranno i soldi, ma questo, ma quello, ma... E invece poi alla fine ho notato che hanno capito che è un gruppo molto amorevole, ecco, amorevole. Scusami. È un gruppo di studio. Sì, infatti, è un gruppo di studio dove tante persone, appunto, come ho detto la prima, ci insegnano a crescere, a capire tante cose. E ho notato anche nei commenti che queste persone che all'inizio erano un po' schive, invece adesso cioè, parlano e sentono in maniera diversa. Bene, Pam, ti faccio la stessa domanda.
Sì, anche io ho visto questo cambiamento esattamente come dice Silvia. La cosa che vedo sempre di più, che noto sempre di più, è questo sciogliersi, come diceva appunto Silvia, in una cosa che secondo me noi siamo comunque tutti insieme. Scusami, ma per caso tu hai delle cuffie da indossare perché si sente un rimbombo della tua voce? Aspetta, aspetta che provo a togliere una cosa che sta qua vicino, un momento. Anche così si sente? Così, perfetto. Ok, le persone si avvicinano a noi con un grande affetto, con un grande amore. Cioè, io non ho trovato ad oggi nessuno che non è stato capace di modulare. Va bene, a parte la valanga di domande, ma non è la valanga di domande e di messaggi, non è responsabilità degli altri, è responsabilità nostra, che ovviamente se ci mettiamo a disposizione quella è normale, però tutte le persone arrivano come in punta di piedi a non dare fastidio, cioè riconoscono quello che stiamo facendo, il tempo che stiamo dando, capito? Pochissime eccezioni nella vita, ecco, voglio dire, di tutti i giorni noi incontriamo sempre, non solo su Bridges of Light ovviamente, ma proprio in generale ho una vita ricca di interazioni, però sono interazioni che vanno sempre più ad essere, come posso dire, più lievi, più fini, più sottili e di qualità. Quindi proprio tutti quanti, secondo me, ci stiamo muovendo in una vibrazione molto più alta rispetto a quella dalla quale siamo partiti tutti quanti. Posso dire una cosa riprendendo ciò che stai dicendo? È che in realtà anche adesso le domande sono molto diverse dall'inizio, proprio perché è un gruppo di studio, le persone è come se stessero studiando ed avessero assorbito ciò che tutti i relatori dicono. Sono proprio completamente diverse, sono più alte, diciamo. Certo. Sì. E quindi ecco, c'è questa specie, anche una questione proprio di rispetto, no? Che tante volte prima, antecedentemente, non so se voi avevate avuto queste identiche esperienze, era un po' un dammi, no? Un dammi per forza, come se fosse un qualcosa di dovuto. Che a un certo punto io una volta mi ricordo, io cerco sempre di non rispondere male perché non vale la pena, però una signora gli ho proprio detto, tesoro mio, io non voglio proprio niente perché devo stare con i miei figli con i quali non sto al limite, no? Per stare qui. Certo. E questo ecco si sta affievolendo totalmente, andando verso una vibrazione totalmente più alta, che è quella che ci porterà a assi sempre più enormi. Beh, tu Eden? Beh, allora io intanto condivido i pareri che sono stati espressi da Silvia e anche da Pam, e aggiungo anche che una cosa che sta facendo questo gruppo è lo stimolare sotto certi aspetti le persone nella crescita. E quindi vedi, essendo che questo periodo forzato sta vedendo noi più volte davanti a uno schermo, è chiaro che magari riusciamo a entrare più in profondità rispetto all'argomentazione che aveva parlato nella diretta precedente. Quindi c'è un calore che le persone trasmettono, dove effettivamente continuano sotto un certo aspetto a fare intanto domande che ti fanno capire che capiscono, ma che soprattutto seguono ciò che si esprime, ma si nota anche la voglia di crescita, la voglia di capire, la voglia di sapere, e c'è questo affetto della quale parlavo prima che loro trasmettono. Una cosa che ho sempre osservato in questo gruppo è l'educazione che spesso e volentieri le persone pongono nell'esprimersi, e quindi devo dire che è sicuramente cambiato dall'inizio, ma oserei dire, peraltro sono cambiata anch'io, quindi è un dare e un ricevere a secondo dell'interazione che noi riusciamo a avere, sicuramente diretti verso quello che è un riuscire a mantenere e a superare le condizioni che a volte tutti noi ci troviamo a superare in modo diverso, grazie al supporto che questa grande famiglia sta dando. Quindi se per assurdo le persone prima potevano trovarsi ad essere da sole, io vedo che
anche il potersi esprimere, il poter parlare delle proprie difficoltà, dei propri problemi o è un qualcosa che fanno con la voglia della condivisione. Ed è un qualcosa che io osservo, perché essendo abbastanza riservata come carattere, quindi anch'io avrei difficoltà, per esempio, ad esprimere le cose mie, ma osservo quanto invece le persone riescano, proprio perché si sentono a proprio agio, quindi c'è un essere accolti, o meglio, c'è una fratellanza, nel senso puro di come la si intende, dove le persone si sentono a proprio agio perché sanno che il fondo è fatto proprio con il cuore. Non, come ho detto prima, non c'è un ritorno, c'è solo il desiderio del poter creare veramente una grande comunità. Posso aggiungere una cosa? Sì. È importante anche per tutti noi, no? Poi lo sappiamo, ma insomma la voglio sottolineare perché è una cosa che mi fa immensamente piacere. Tutti sapranno che nei vari gruppi, anche in chat, in WhatsApp, cose del genere, soprattutto nei gruppi spirituali, c'è sempre poi alla fine qualche contrasto, quel no perché lui non pensa come me, eccetera, eccetera. Il grande miracolo, tra virgolette, di Bridges of Light è che siamo tantissimi, come relatori intendo, no? E la pensiamo in maniere anche diverse a volte, grazie a Dio, perché solo così cresciamo. E non li vediamo mai, non c'è mai, io non mi sono mai trovata nella situazione di essere magari attaccata o criticata da qualcuno perché magari la penso in maniera differente. Il che significa che abbiamo già tutti raggiunto un punto importantissimo, che è quello di capire che la verità non è nelle mani di nessuno, ma che ognuno ha piccole verità e insieme possiamo fare una verità un po' più grande, e intanto andiamo avanti. Brava, tu hai detto proprio sacrosanta, dobbiamo cercare sempre di vivere in pace, in armonia con tutti, perché ovviamente l'universo in questo momento proprio questo ci chiede. Se cominciamo a litigare anche tra di noi per dissapori, perché io sono più bravo di te, perché tu sei più bravo di me, proprio non ci riusciamo più. Questo proprio diciamo che è il passato, dove prima stavamo facendo questo lavoro di crescita, ma adesso finalmente ci siamo un momentino più evoluti e siamo cresciuti, e quindi comunque bene, ancora andiamo avanti fieri di far parte di questo gruppo, ma non solo, ma anche di aver aiutato tante persone, e più persone, relatori ovviamente vogliono entrare a far parte del nostro gruppo, ma stiamo cercando di dare spazio a molte persone, anche se con un po' di selettività, non è vero Silvia? Sì, è vero, sì, verissimo Gaetano. È un lavoro enorme questo, anche diciamo la scelta dei relatori, ma non perché alcuni sono più bravi o alcuni meno, proprio perché vogliamo che tutti i relatori sono cioè, in grado di portare loro stessi con semplicità, con amore, con la voglia di aiutare noi, altri intenti diciamo, ecco. Anche perché uno... Comunque... No, volevo dire solamente una cosa, Pamela, una cosa proprio su di te. Allora, a parte che sapete che vi amo, quindi, che ti ricordi che ti stavo dicendo, no? Il fatto che questo, che non c'entra niente, però lo voglio dire, che in questo tempo, più di un mese che sono a casa, il tempo mi vola in una maniera incredibile. Poi sto dentro casa, cioè non è che esco e faccio qualche cos'altro, però la mattina mi alzo e si può dire per assurdo che è già sera. E questa cosa meravigliosa che tu hai detto che dirai al convegno è la risonanza Schumann, e io non vedo l'ora che tu ce lo dici. Sì. Infatti proprio di questa era l'altra domanda, volevo sapere sia da Amma che da Silvia dopo e da Edel che cosa farete al convegno, quando ci sarete e... prima di tutto, che cosa ne pensi tu, Pam, di questa idea del convegno online, visto che non ci possiamo incontrare fisicamente? E poi di quanto saranno i tuoi tempi, quando sarai con noi? Sì, allora, intanto grazie. No, finisco un attimo il discorso che facevamo prima, no? Del fatto che secondo me è l'unico modo per non perdere credibilità. Cioè, una persona che... vanno in giro nel mondo dicendo no, faccio libertà, però poi alla fine non lo metto in pratica, è inutile. Quindi alle parole devi seguire assolutamente
poi tutta la propria condotta e la propria moralità, esatto, perché non abbiamo fatto niente. Quindi io sono contenta di essere, certo, qui e trovo questa unione di tutto ciò. Ok, questa è l'altra parte. Qual era la domanda? Che cosa ne pensi di questo convegno organizzato online con così tanti relatori anche stranieri, e che cosa farai tu nel convegno? Quali saranno i tuoi spazi? Allora, intanto la cosa che mi piace moltissimo di Bridges of Light è questa internazionalità. Voi quasi tutti, penso, saprete che io comunque sono nata in Grecia, sono vissuta in Italia, adesso sono in Spagna, ho vissuto in Nuova Zelanda, ho vissuto un sacco di posti nel mondo, tantissimi. Ho visitato un centinaio di paesi nel mondo. Quando uno fa una cosa del genere lo fa perché ha una passione, ovviamente, non lo fa solo per chissà cosa, perché c'è proprio questa comunione di culture, di popoli, che a me rende la mia vita felice e ricca secondo il mio modo di vedere la ricchezza. Quindi il fatto di vivo in un posto internazionale, perché vivo in Spagna, ma ci sono 100 nazionalità rappresentate e andiamo tutti d'accordo, e questo anche qui è quest'altro miracolo che si espande. Quindi no, è come se avessi creato un po' quella che è la mia situazione ideale per il mio punto di vista e di essere, dove poter trovare comunque varie culture, varie civiltà, ma anche proprio per una questione di conoscenza, no? Perché se noi ci fermiamo alle nostre conoscenze anche solo europee, e questo va assolutamente allargato, ovviamente. Quindi io ringrazio, ecco, di aver trovato in tutti voi, in Gaetano ovviamente nello specifico, questa esterofilia, che non è non accettare però quello che è nostro, è un accettare tutto ciò che di bello c'è nel mondo, per non essere limitati, perché insomma qui il lavoro che stiamo facendo è di allargare, no? Come prima la conoscenza, ma ancor più profondamente la coscienza, che è la cosa più importante. Quindi allargando la coscienza stiamo facendo tutti un lavoro meraviglioso, profondo in noi stessi. Quindi io potrei dire che questa io la considero un po' una piccola università gratuita. E perché online? Online è un grande... Io vi dico una cosa, molti non saranno d'accordo, però questo periodo era assolutamente necessario, a parte per tante altre cose, ma per far sì che le persone si aprissero a questa possibilità di fare le cose online. Perché? Perché per esempio io faccio alcune cose, Edel fa alcune cose, voi fate alcune cose, però non è che siamo... intanto non siamo tempiterni, e poi il nostro tempo è comunque limitato. Quando ci chiedono che puoi venire in Australia, mi chiamano, no, puoi venire in Australia, quante persone siete? 10. Quando poi c'è presente quanto costa venire in Australia, tanto mi devo chiedere, no, a livello proprio pratico. E invece poi, però aspetta, dopo 2 giorni devi essere in Nuova Zelanda, ci penso avvicini, però dopo 2 giorni in Svizzera, sì, ok, però prima o poi diventiamo vecchi, no? Quindi questa è invece una grandissima opportunità che abbiamo per portare noi stessi dove sia nel mondo, capisci? E per avere chiunque di voi con noi, che è un grandissimo regalo che ci fate. E questo è quello. Diciamo che anche io come te ho avuto la possibilità di viaggiare nel mondo da sempre. Pensa che quando avevo 15 anni sono stato per la prima volta in Canada per 2 mesi, ma questo mi ha fatto sì che mi ha fatto crescere proprio con la passione di interagire con culture e paesi di tutte le parti del mondo. Anch'io come te ho visitato più di 100 paesi, ma voglio dire, e ognuno di questi ho degli amici, per cui tutti più o meno spirituali, per cui ho chiesto quasi a tutti di partecipare a Bridges of Light International, che è un altro nostro tassello sul quale stiamo costruendo per fare appunto delle dirette in tutte le lingue del mondo. Quindi assolutamente questa è una cosa in divenire, ma che comunque ho già avuto delle proposte pazzesche di persone che vogliono unirsi a noi, quindi comunque è una cosa veramente meravigliosa. Prima di passare alla seconda domanda, ma già ti avevo fatto, parliamo un momento ancora con Ede, che stranamente è in silenzio. E dici, Edel, che cosa pensi di questo anno su Bridges of Light e dell'evoluzione che andiamo a fare ancora sui posti di luce? Allora, come ho detto prima, quest'anno è stato un anno di crescita,
un anno di crescita per tutti, sotto tanti aspetti. Per chi ha avuto l'occasione di poter avere informazioni nuove, per chi è riuscito a prendere informazioni un po' da un relatore, un po' da un altro, e poi ha assemblato quello che era il suo sentire, trattenendo effettivamente ciò che in quel momento risuonava nelle sue vibrazioni. Essere cresciuti anche sotto l'aspetto magari personale del trovarsi sotto certi aspetti a comunicare attraverso quello che è uno schermo, perché magari prima di dover essere chiusi in casa era più facile trovarsi direttamente con le persone, quindi in questo caso comunicare direttamente. Quindi ognuno con una crescita diversa l'un con l'altro, ma imparando, diciamo, l'un dall'altro in modo rispettoso, perché come giustamente diceva Pam, ognuno di noi in base alle proprie esperienze avrà quelle che sono delle idee, si sarà fatto comunque dei concetti, ma ognuno che poi arriva in un'unione. Quindi le idee peraltro ci sono, perché siamo esseri individuali ed è anche giusto che ognuno di noi abbia un proprio percorso, ma poi nonostante tutto, essendo che nessuno di noi può dire di avere in mano la verità, dovremmo dire che arriviamo tutti alla stessa destinazione. Quest'anno peraltro ci ha visto tristi sotto tanti aspetti, anche perché, come tutti sanno, le persone che sono abituate a frequentare convegni, i convegni sono stati veramente cancellati uno dietro l'altro, erano già organizzati, erano già pronti, quindi per forza di cose sono stati cancellati, e quindi c'era anche la tristezza delle persone nei convegni, c'è questo ritrovarsi, parlare, e quindi l'avere avuto l'idea fantastica, meravigliosa, stupenda, non so come definirla, di poter creare quello che invece è un convegno online, sicuramente sotto un certo aspetto ha dato calore a chi in questi momenti invece, oltre a essere costretto a essere in casa, si è visto cancellare tutti i convegni, perché dovremmo andare già a dopo l'estate, e chi lo sa se dopo l'estate poi saranno fatti o sarà un'evoluzione questa dei nostri giorni. Al di là di questo, come giustamente diceva Pam, anche il riuscire a stare tutti insieme da più parti del mondo, perché questa è un'opportunità dove effettivamente le persone in questo caso riescono a vedere un convegno che porterà sicuramente tante informazioni, grazie anche all'esperienza, alle persone che nel tuo percorso, Gaetano, tu hai conosciuto e che ha conosciuto Silvia, che conosce Pam, e quindi porterà veramente anche altre conoscenze più ampie. Quindi vedi, questo convegno lo vorrei chiamare più veramente un insegnamento, perché ognuno da casa propria può tranquillamente, sai, a volte anche io quando vado ai convegni devo cominciare a preoccuparmi, oddio i capelli, oddio il vestito, aspetta che devo cambiare il colore, però tranquillamente in casa, potendolo guardare, stando magari seduti sul proprio divano, in tutta tranquillità, ma ancora questo crea anche un'unione di famiglia. E quindi questo nuovo concetto, che io devo dire, pur frequentando tanti online da noi, non l'ho mai sentito, sarà comunque un qualcosa che anche le persone ricorderanno, perché è fatto con tanto amore, fatto con tanto lavoro, fatto con tanto impegno, fatto con veramente il desiderio del dare, e quindi non un convegno organizzato così, sai, mi è venuta l'idea due giorni, sì dai, buttiamo su qualcosa, facciamo, giusto per dire, tre relatori, quattro informazioni, via. C'è proprio l'impegno, e le persone lo possono vedere anche dal programma, perché le argomentazioni sono varie, e quindi non ci troviamo neppure a parlare della stessa identica cosa, benché siamo tutti nell'ambito della crescita e della spiritualità, ma quindi tutta una serie di informazioni che vengono veicolate, e quindi lo vorrei chiamare
una scuola, un corso, o come diceva anche Pam, giustamente, quello che effettivamente potrebbe essere due giorni dove si insegna. Si insegna una parola sbagliata, se si vuole, perché sembra che crei il distacco con le persone che sono al di là dello schermo. A volte si usa il termine si insegna perché si esprimono concetti che magari sono stati studiati, perché si sono imparati, ma saranno comunque due giorni che le persone, io credo, sai, credo che lo ricorderò nella mia vita, questo convegno, ma perché, vedi, anche solo dal fatto dell'aver avuto il desiderio di creare questa cosa, dell'averlo cullato, ancora una volta io combricio questo senso del bambino, l'ho visto crescere, me ne sono innamorata di questo gruppo, diversamente non ci starei. Tu Gaetano mi conosci benissimo, ne siamo molto amici, sai i miei schemi mentali, ma adoro questo gruppo, adoro per l'amore con la quale si porta avanti, perché è proprio curato come un bambino, ancora una volta un convegno curato come un bambino, ma con lo scopo e il desiderio di stare con le persone. E quindi a volte vedi anche nelle dirette, ad esempio, che stiamo facendo in questo periodo, a volte ci si riesce a rilassare. Non è importante in certi momenti il dover continuare per forza ad esprimere concetti immensi, ma giusto stare in compagnia delle persone, perché in quel momento dire oh guarda ho un impegno, c'è quella diretta, e sentirsi meno solo è importante. Quindi vedi, è un concetto molto ampio, penso che mi occorrerebbe una giornata per poterlo esprimere tutto, ma lo traduco e lo riporto come esattamente quando cresce un bambino con l'amore e l'attenzione che vada nella corretta direzione, quindi con educazione, con aspetti che sono effettivamente, e quindi con una morale che sia un qualcosa veramente insegnato, con sicuramente un futuro dove continuerà a crescere, ma perché alla base c'è proprio l'amore, e c'è l'amore delle persone che ci seguono, e nei vari commenti che si scrivono si sente veramente a loro volta quanto sono affezionati a questo gruppo. Quindi è un qualcosa che stiamo facendo tutti insieme. Del resto, come in tutte le cose, è importante che ci siano i relatori e poi è importante che ci siano le persone che ascoltano i relatori. E quindi è uno scambio reciproco dove ogni volta, non so, ci sorprendete con delle idee che effettivamente portano veramente tanto amore. Quindi non è una cosa che va avanti, non so come dire, quotidiana. Ogni tanto c'è quella sorpresa, quel regalo, come si dà ancora una volta ai bambini, ma che però scalda veramente il cuore. Quindi è un qualcosa che va oltre il fatto del poter stare davanti a uno schermo, esprimere concetti, insegnare, trasmettere. È un qualcosa dove è il desiderio iniziale di riuscire a creare un qualcosa che fosse così pulito, se vuoi, così amato, così visto crescere e così alimentato, perché chiaramente c'è tutto il lavoro che anche Silvia prima esprimeva. Sicuramente è un qualcosa che dà veramente tanto lavoro, bisogna stare attenti, bisogna veicolare le cose, però effettivamente io vedo il futuro di questo gruppo e credo che sarà un qualcosa che continuerà a diventare sempre più grande, ma perché ne ha le potenzialità. Bene, grazie Eden. Grazie. Senti Silvia, quale sarà il tuo ruolo nel convegno? La stessa domanda va anche a voi due, così vi preparate. Silvia, ci sei? Ti sei bloccata? Silvia? Freeze. Vabbè, si è bloccata Silvia, poi quando torna facciamo la domanda e allora passiamo a te Pam. Qual è il tuo ruolo nel convegno? Che cosa farai? E chi intervisterai?
Allora, il mio ruolo è a disposizione, io sarò un essere umano a disposizione, come sempre. Quindi spero che le persone facciano anche tante domande, perché poi, non so, credo che proprio Edel ne stesse parlando l'altro giorno, no? Poi tu finisci la tua live 400 milioni di domande, invece no, fatele durante la diretta, perché ovviamente abbiamo più possibilità di dare poi immediatamente le risposte. E anche perché una risposta data ad una persona ovviamente non ha la stessa valenza di una risposta data a tante persone tutte insieme. Senti, tu vuoi far parlare Silvia? Parla tu e poi dopo passiamo a Silvia. Ok. Quindi ecco, il ruolo è solo quello, come sempre, sono al servizio, perché la parte, diciamo, che io regalo, tra virgolette, che è un regalo che mi torna 100 milioni di volte moltiplicato indietro per l'amore che ricevo, è un regalo che faccio perché, per vari motivi, è un servizio. Uno, perché sono nata proprio con questa impostazione, nel senso, secondo me, il fatto di dare è comunque essere presenti in qualche maniera per gli altri, è comunque parte della vita stessa, e senza di questo per me la vita non ha un gran senso. E l'altra è perché ancora più rafforzato questo che è il senso della vita per me, non si sente bene, e anche il discorso che tutti sapete, appunto, dello tsunami, cioè io comunque sono stata aiutata, salvata, io e i miei figli, eccetera, eccetera, dalle persone povere nel mondo che mi hanno dato il loro ultimo goccio d'acqua. Quindi per me, io ancora mi commuovo se ci penso, perché loro veramente non avevano niente da dare. E allora io che cosa posso fare? Do quel poco che ho e lo condivido comunque con gli altri, sempre di più ovviamente. Perché? Perché è un rendere qualcosa che non ha un prezzo, cioè non è una cosa che io posso dire. Quel goccio d'acqua per me non è che, siccome io ho fatto tot, è pagato. Quel goccio d'acqua non lo pagherò mai, perché è stato un goccio d'acqua quando a me mancava solo quello ed era l'unica cosa che mi potevano dare, e se la sono tolta. Quindi è su questo che comunque io vado. E, a parte tutto questo, a parte questo ruolo, che è quello fondamentale, ruolo, insomma, che è ciò che sono, no? Ciò che siamo tutti. E, allora, la cosa che mi piace... Ti ringrazio, Gaetano, di avermi dato la possibilità di portare il dottor Ai Suzuki, che fa parte di questa mia grande famiglia d'anima nel mondo, che ho veramente sparsa in tutti i continenti. Anzi, con l'occasione vi dico che appunto sono in arrivo altri relatori, ne ho già parlato ovviamente con Gaetano, con Silvia, alcuni sono indiani e vivono ancora in India, uno in particolare, uno è indiano e ha vissuto anche lui in tutto il mondo, perché ha un enorme mente, un grande professore che si è laureato a Stanford e che ora vive in California, e un'altra viene dal Sudafrica, e ci stiamo allargando, insomma arriveremo, ci stiamo organizzando. Quindi un po' questo è il mio contributo, perché penso che qualsiasi persona può portare, se ce l'ha ovviamente, sicuramente tutti abbiamo qualcuno di speciale nella nostra vita, quindi io vorrei portare a voi le persone che per me sono speciali, perché io penso sempre che se in qualche modo queste persone hanno dato questo brivido nella mia anima, lo possono poi regalare anche agli altri. E, proprio per questo spirito proprio di condivisione, che è quello che dicevi tu prima, Gaetano, è il grande cambiamento che c'è e che purtroppo alcune persone ancora non hanno capito, quindi io lo ripeto nel caso in cui qualcuno non l'avesse ancora notato e capito, che non siamo più in quel mondo ormai prima, che nel quale ognuno l'orticello suo, per carità di Dio, se c'è qualcuno che veramente vuole andare avanti oggi è esclusivamente grazie al condividere, la condivisione, che è un po' quello che diceva anche Edel, no? Non stiamo insegnando, stiamo condividendo quel po' che sappiamo, più o meno quello che sia,
però diamo quello che possiamo, perché comunque c'è sempre qualcuno che sta un pochino dietro di noi, al quale diamo la mano e lo portiamo con noi, e c'è sempre qualcuno che ci dà la mano e ci sta portando avanti. Concordo. Quindi è questo, secondo me, quello un po' quello che voglio portare io in questo convegno. Certo, ovviamente possiamo fare solamente delle rappresentazioni, ad esempio, di quello che vogliamo essere dentro un gruppo, no? E porterò appunto la dottoressa Ai, che voi già conoscete, che è una persona meravigliosa, e con lei anche, forse una delle prime persone con le quali ho capito questo fatto di dare continuamente a chi abbiamo, diciamo, non abbiamo un ruolo, a chi sta sopra, a chi sta sotto, non esiste. Per esempio, la dottoressa Ai è uno psichiatra famosissimo a Tokyo, ma è una persona che è venuta da me in Spagna a fare il corso da me, e io ho detto: ma tesoro mio, io pure ho studiato tanto, ma non ho fatto psichiatria comunque. E lei mi dice: no, perché poi è dolcissima, no, tu non lo sai, non capisci quello che dai, e che non è, e io dico: è carinissima. E anche in questo corso che io ho fatto a lei, alla fine sono talmente tante le cose che lei non ha detto, ma che io ho capito, che comunque il corso fondamentalmente ce lo siamo fatta a vicenda, ed è la stessa cosa. L'altra cosa, ovviamente, poi porterò una piccola parte di me, perché come sapete ognuno ha varie cose che può portare, diciamo, no? Che può condividere con gli altri. Siccome ne parlavamo appunto con Silvia qualche giorno fa, io di mio porterò quel po' che so, quello che faccio, cioè tutti i giorni i corsi, quelle cose, i convegni che facevamo prima, eccetera, eccetera, e parlerò appunto di risonanza Schumann, di ghiandola pineale, di MT, di ipnosi e via dicendo. Che è comunque qualcosa di anche molto pratico, perché le persone oggi si sentono male, ed è vero, e devono sapere che, a parte tutto ciò che è di medico, per carità del Signore, non andiamo su cose, no, sto male per quello, no, come prima cosa ci si controlla seriamente, se non c'è niente a livello fisico, medico, via dicendo, bisogna prendere in considerazione, secondo il mio punto di vista, anche perché sono naturopata, quindi per forza, tra le altre cose, anche questo, capito? Quindi c'è questo problema della Schumann. È una cosa bellissima, secondo me, la consapevolezza, no? Che anche questo che ci hanno dato, poi anche grazie, ci ha dato la tecnologia, perché hanno scoperto che quello che nel 51 diceva Otto Schumann, appunto, no? Che previste tramite calcoli matematici difficili, per almeno per me, voglio dire, l'esistenza di questa risonanza magnetica tra la superficie terrestre e la ionosfera, che poi è una risonanza che entra in risonanza con la nostra, con noi, proprio come processo, come esseri vitali, no? E quindi, insomma, da qui si amplia un discorso che ovviamente non faccio adesso, ma meraviglioso, perché è anche molto molto utile per tutti i giorni. Questo, e invece con la signora, con la dottoressa Ai, parleremo, invece andremo avanti un po' su quel discorso che avevamo interrotto, era concluso il seminario che avevamo fatto con lei, però c'è tutta una seconda parte che parla della casistica, i casi, no? Di tutto quello che spesso noi incontriamo nella nostra vita quotidiana di ipnosi, di regressioni. Perché? Perché soprattutto in periodi come quello di adesso, come oggi, parliamo proprio di questo periodo specifico, oggi più di sempre è necessario un aiuto per andare avanti. Calcoliamo solo, perché qui ci sono anche tante persone che stanno abbastanza serene, voglio dire, no? Io ricevo quei messaggi e mi rendo conto che la situazione è abbastanza serena, però ci sono anche situazioni terribili dove le persone che vengono obbligate a stare in casa prima o poi sviluppano qualche disturbo, e noi su quel disturbo vogliamo aiutare, perché non sappiamo intanto come uscirne, ok? Sembra che ne stiamo uscendo, ma lo sappiamo con certezza, no, e quindi comunque cerchiamo di porre basi per le quali, con esempi di altre persone, possiamo aiutare anche chi ci sta ascoltando, perché come sempre sappiamo, quello che succede a un'altra persona comunque risuona anche dentro di noi.
e quindi possiamo farne sicuramente un tesoro prezioso. Ecco fatto. Grazie mamma. Volevo anche ricordarti che il tuo intervento con la dottoressa Ai sarà trascritto, tu le parli in inglese e parlerai comunque, tradurrai quello che lei dice in italiano, ma verrà anche trascritto. Abbiamo creato anche questo servizio di traduzione scritta, così c'è una moderatrice che è anche lei, non so se in questo caso ci sarà Sabrina o Anna Maria o qualcun altro, che ti trascrive quello che tu dici, così c'è anche la trascrizione in italiano di quello che tu dici, ok? Quindi abbiamo creato anche quest'altro servizio. Grazie infinite. Ok, allora Silvia, che sì. Cosa il tuo ruolo in questo convegno di domani e dopodomani? Prima che cominci a parlare, voglio dire, voglio ricordare ai nostri 80 videospettatori che dopo questa diretta ce ne sarà subito un'altra con me e Silvia, con Sara Verderi e con Davide Rozzoni, per cui non andate via, rimanete collegati con noi. Vai Silvia. Certo, allora prima di tutto volevo dire una cosa, ringraziare anche il dietro le quinte. Voi sapete che noi abbiamo tante moderatrici, abbiamo un'altra admin che è Katia Damiani, abbiamo un tecnico favoloso, un super cervellone che si chiama Vincenzo, e volevo ringraziare tantissimo anche loro perché stanno facendo un lavoro enorme proprio, ed è anche grazie a loro che possiamo insomma ecco rilassarci, no? E stare bene tutti insieme. Allora, per quanto riguarda il mio ruolo, allora io ho immaginato così stamattina, poi mi veniva da ridere perché io sono un po' mattarella, perché io parlo da sola, gioco, rido, allora, e la pensavo così, che noi arriviamo in questa grande sala, perché me la immagino in questo modo, in questa grande sala tutta colorata, tutta meravigliosa, con tanti divani e poi una poltrona meravigliosa per accogliere il primo relatore che parla, poi il secondo, il terzo, il quarto. Quindi ecco, il ruolo è accogliere in questo grandissimo salotto tutte le persone che ci seguiranno e quelle che verranno dopo, che per motivi loro insomma non ci possono seguire. Finito. Poi è quello che fa sempre, perché qui si rivolge a Silvia, si sente accolto, coccolato. È così, eh. Silvia è proprio così. Mi raccomando, da domani in poi è bandito il nero, mi raccomando, nel vestiario. Vai. Io è rosa. Forse okay, si vede un po', la sedia passa. Ma stamattina il tuo ruolo nel convegno di domani e dopodomani e quello che farai, con chi e tutto quello. Dai. Allora, inizierò parlando di domenica, poi ritornerò invece al sabato, dove sarò con Andrea Cassano e noi parleremo di quella che è l'evoluzione dei nostri giorni. Sarà un'evoluzione che toccherà veramente varie fasce, e quindi l'evoluzione dei nostri giorni nella nostra vita, ciò che è capitato, ciò che capita, toccherà quello che è l'emozione che noi proviamo, la nostra crescita, e poi chiaramente toccherà invece quello che è l'ambito spirituale. Quindi io metterò, diciamo, tra virgolette, perché il tempo è poco, è un'ora, quindi è un'ora dove cercheremo di concentrare, saremo velocissimi a parlare, scherzo, ma cercheremo invece di veicolare quello che è un po' il percorso di ciò che io ho studiato negli anni, e mi interfaccerò chiaramente con Andrea, e poi ci saranno le persone se vorranno chiedere e quant'altro. Ma poi devo ritornare al sabato sera e alla domenica sera, dove ci sarà la dimostrazione pubblica. E dove chiaramente ci sarai tu, Gaetano. Io felicissima di averti con me. Ho adorato questa... la prima volta che noi abbiamo fatto questo esperimento, se vuoi che lo chiamiamo, poi in realtà non è un esperimento, ma per le persone che l'hanno visto per la prima volta in quattro, canalizzare un unico comunicatore,
se lo si vuol mettere sotto un certo aspetto è un esperimento, però felicissima di aver fatto scusate, questo, che sarà il sabato sera e la domenica sera, quindi cercheremo di far capire quanto il mondo spirituale si adagia vicino ad ognuno di noi, toccando le nostre caratteristiche, per poter dare informazioni diverse e per poter poi dare il messaggio alla persona che riceverà. Quindi è una serata, anzi sono due serate, devo dire che mi emozionano tantissimo. Chi mi conosce sa che io amo sperimentare, quindi felicissima di fare questo con te, con Slavi e con Andrea. E io credo che possa essere veramente ciò che dimostra ciò che noi facciamo, e come il mondo spirituale non ci saremo solo noi relatori, non ci saremo solo noi che portiamo avanti questo convegno, questi due giorni di condivisione, dove ognuno di noi metterà un qualcosa che ha imparato nel corso della sua vita in base agli studi che ha fatto, ma dovremo sempre ricordare che insieme a noi c'è tutto il supporto del mondo spirituale. Il mondo spirituale benedice sempre quelli che sono gli intenti fatti con lo scopo di amore, e quindi sicuramente supporterà quello che è questo grande progetto, come ha sempre supportato Bridge, se vogliamo andare nei dettagli. Tu sai che poi io comincio a perdermi nelle diete, e se all'inizio avevo difficoltà a parlare, adesso bisogna portarmi via il computer. Però se vogliamo invece guardare, sto prendendo confidenza, però se vogliamo guardare invece nei dettagli, dovremmo dire che al di là del supporto che abbiamo sempre avuto, saranno due giorni dove ci sarà la presenza costante del mondo spirituale, perché loro sanno che quando si lavora, io uso sempre il termine si lavora, perché non è un passatempo, e quindi è un qualcosa che ognuno di noi fa nella propria vita costantemente, ma avremo il mondo spirituale accanto a noi, e sicuramente nelle due serate dove anche tu farai la dimostrazione pubblica, loro potranno invece dimostrare con quanto amore e con quanta presenza sono stati con noi in entrambi i due giorni. Quindi tu sai che io mi rivolgo sempre a loro, e da parte mia ci sarà invece questo mio ruolo, dove ancora una volta e dove ci sarai tu, torno a ripetere, Flavia e Andrea, perché non voglio dimenticare le altre persone, dove invece noi porteremo avanti quello che è il nostro ruolo, perché come sempre siamo al servizio del mondo spirituale, quindi daremo anche a loro voce. Ecco che c'è veramente... grazie al fatto che ci saranno queste due dimostrazioni pubbliche, daremo voce anche al mondo spirituale, quindi sarà veramente un'unione tra le due dimensioni. Io sono onorata di fare questo. Grazie. Allora, a tutti e tre voi l'ultima domanda veloce, anzi un appello, Pam, fai un appello a tutti i tuoi amici di iscriversi al convegno gratuito. Alcune persone addirittura mi hanno detto: ma quanto costa? Una cosa così simpatica, è tutto gratis, come tutto gratis facciamo sul Bridges of Light, per cui Pam, dai un invito, ecco, piuttosto che un appello, un invito a tutti i tuoi amici di iscriversi e di portare tutti i loro amici qui su Bridges per vedere questo meraviglioso convegno internazionale. Attenzione. Esatto, e anche in collegamento con il mondo dello spirito, che non ci lascia mai, giustamente, come dice. Ma loro arrivano prima di noi, quella è la cosa in generale. Quindi intanto, va bene, ringraziamo, grazie Edel, che hai detto questa cosa che non è importante, è importantissima, basilare e via dicendo. E quindi grazie a tutto questo supporto, che ovviamente nulla va avanti a livello di spiritualità se non c'è poi la grande benedizione di loro.
E per quanto riguarda i miei amici, sì, io veramente proverò a parte a livello proprio tecnico, pratico, inviando questi inviti proprio, io in realtà apro il mio cuore, la mia mente e dico arrivate tutti voi che potete ricevere e che potete dare qualcosa. Arriva sempre solo la gente che veramente è in questa vibrazione, solamente qualcuno che è già in tutto questo flusso. Perché anche gli altri sono tutti benvenuti, però per andare avanti bene bisogna creare un gruppo che abbia un buon flusso, quindi magari qualcuno in meno, ma sicuramente qualcuno di, insomma, che abbia delle grandi qualità interne, interiori. Sì. Grazie, Pam. Grazie, grazie, grazie. Silvia? Allora io tocca a me, venite, venite, iscrivetevi. No, io ho invitato tantissime persone, poi ogni tanto metto sul mio profilo che non mi si fila quasi nessuno, c'è cose tipo oh, solo su Bridges of Light, mi raccomando, entrate. No, a parte gli scherzi, mi raccomando, perché questo convegno e soprattutto diciamo tutti gli insegnamenti che abbiamo, tutte le condivisioni che abbiamo su Bridges of Light possono servire a tantissime persone, quindi invitate anche i vostri amici. Bene, grazie. Eder? Allora, io devo dire che ho sempre parlato di Bridges con le persone che conosco e devo dire che ne parlo sempre con grande amore, perché ci sono veramente affezionata. Al di là di tutto questo, io penso che sia veramente un'occasione speciale, un grande regalo che viene donato da tutti, se vogliamo, quindi un grande regalo donato dove ognuno dona e nello stesso tempo riceve. Io sarò interessatissima ad ascoltare la diretta, ad esempio, che prima menzionava Pam, come tutti gli altri relatori, perché so che sicuramente imparerò qualcosa. È un'informazione che do sempre anche alle persone che conosco, quindi da quando ho saputo di questo convegno ho cominciato a parlarne, per il fatto che torno a ripetere, comodamente ognuno da casa propria ha l'opportunità di poter, senza che debba spendere soldi, spostarsi, viaggiare e sentire ed ascoltare. Come hai detto tu giustamente, Gaetano, perché anche a me hanno fatto questa domanda, gratuito, perché anche a me hanno chiesto, senti, ma dove si paga? Da nessuno. Volevo dargli il mio numero della carta, però ho detto no. Sto scherzando chiaramente, però ho detto no, potete solo essere iscritti. So che delle persone si sono iscritte, io anche per le persone che sotto un certo aspetto non stanno magari facendo percorsi ma sono curiose, le sto invitando a essere presenti. Penso sempre finisco solo il concetto, penso sempre che il seme lo si butta, poi per ogni persona quando sarà il momento qualcosa spunta, però io invito anche le persone che invece sono curiose, visto che sono a casa e quindi sicuramente possono invece trovare qualcosa di interessante. Rispondendo a Loredana, che è una delle nostre, delle persone che è collegata in questo momento, che mi chiede in che modo ci si inserisce in questo convegno, come hai fatto in questo momento mentre stai parlando con noi, ti inserirai domani. Basta essere parte di Bridges of Light. Io ringrazio i miei ospiti, Silvia, Pam e Eder, per essere state qui con noi. E voglio ricordarvi il palinsesto di questa mattina, perché tra qualche minuto ci colleghiamo con Sara Verderi e con Davide Rozzoni, ma questa sera alle 19 abbiamo Anna Maria Squeri, Andrea Cassano e Nicoletta Aprile, e alle 20 abbiamo Slavi Gering e il dottor Riccardo Annibali, che sono tutti ospiti del nostro meraviglioso convegno, per cui rimanete con noi collegati. Grazie ragazzi, arrivederci. Grazie. A domani. Ciao, ciao. 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 Ciao.